Ciao a tutti da Titan 89, ci troviamo qui dove stavamo praticamente morendo di veleno l'ultima volta. In questo video, ragazzi, cerco di essere molto rapido per quanto riguarda gli oggetti rimanenti in questa zona. Dovrebbero essere quasi del tutto finiti. Comunque ci troviamo sotto questa scala grande, lunga anzi, e vicinissimo le porte qui, queste porte. Ok, stavo un po' esplorando, stavo un po' esplorando la zona per vedere gli oggetti che mi rimangono da raccogliere. Quindi questo sarà un video in cui per 5 minuti, spero anche meno, raccolgo le robe in giro e poi vediamo il da farsi. Intanto vado a recuperare, guardate, quella pentola lì. Quindi ci teletrasportiamo lì tra 3, 2, 1, via. Eccoci qua, ho preso la pentola. E adesso sto praticamente tornando indietro, ragazzi. Penso che tra poco metto un'accelerazione, un taglio. Adesso vediamo. Io direi a questo punto che no, ho preso tutto. Dovrei aver preso tutto, a parte quei due oggetti che magari ci ritorno qua quando sono un po' più forte. E andiamo avanti. Andiamo in una zona nuova, ragazzi. Finalmente, dopo aver spento tre fiamme da quella parte e accese di qua. Vediamo cosa ci aspetta. Questo è un posto totalmente nuovo, quindi sicuramente con nemici nuovi. No, ok, nemici vecchi, però di un'altra zona, che non c'entrano niente in questa. Peraltro quello mi pare che abbia già le ali e sia lo sciamano. Niente ha gridato, niente accelerazione. Ok, adesso mi verranno tipo in culo 50 di loro. Vediamo da dove, vediamo da dove. Sinistra, destra. Per chi non lo sapesse, ma ragazzi, quando lui grida, solitamente quei tizi là si trasformano. Sapete che vi dico? Non faranno in tempo, non dovrebbero fare in tempo. Mi metto questa così. Bah, proviamoci. Attacchiamo. 1, 2, 3 ne bastano, ok. 1, 2, 3. Ah, vabbè, ne ho uccisi due su quattro, non è male. No, no, ho sbagliato. Dov'è il mio scudo? Questi non sono proprio difficilissimi una volta colpiti. Il problema è colpirli. E soprattutto vi ricordo sempre che non gli piacciono gli attacchi da dietro. Allora, sto con un pizzico di vita. Ok. Dobbiamo già usare un Estus, ragazzi. Sono appena arrivato in questo luogo, già un Estus. Adesso un attimo andiamo a trovare lo sciamano, come l'ha fatto incazzare, che avvelena l'ambiente. Cazzo, che merda hai fatto qua? Ok. Qui non si può prendere niente. Strano. Non posso nemmeno saltare, che cosa brutta. E stiamo attenti agli oggetti che possiamo perderci, perché qua ne ho lasciato un attimo uno, se non sbaglio. Vediamo, l'avevo visto. L'avevo visto, eccolo. Pietra confessionale. Sì, effettivamente questi di solito da queste parti, cioè ci sono questi uccelli, droppano di queste pietre. Che servono, se non sbaglio, per la dissoluzione, mi pare. Se vorrei dire una cazzata. Adesso mi sorge spontaneo pensare che gli oggetti che ho visto prima, nell'altura, siano qua. Perché questa è un'altura ed è dalla parte in cui c'erano gli oggetti. Quindi forse sono questi, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa qua. Non lo so, ragazzi. Per ora diciamo che vado avanti. Perché non vorrei buttarmi da qua perché non ho visto nessun oggetto qui a terra. E lì? Ah, ci sono i guerrieri che stanno uccidendo gli uccelli. Quanti sono? Non è che ho tanta voglia di andare a disturbare, ragazzi. Guardate, guardate. Vita che finisce. Sto cercando ovviamente di approfittare della situazione, ragazzi, perché cazzo mi hanno visto. Però gli hanno fatto un po' male. No, due no, due no, aspetta. Proviamo a usare gli uccelli a nostro piacimento. Venite qua. Tu, sveglia. Sveglia. È un fuggi-fuggi, vediamo se si incazza con l'uccello. L'uccello che si è servito? No, due no, due no, ragazzi, sono troppi due. Uccelli? Uccelli?
Sì, ok, dalla mia parte dovete essere contro di me. Non so se vivo, eh. Ce l'ho fatta? Due. Troppi uccelli, troppa roba. Comunque, vediamo se i guerrieri riescono a uccidere. Ah, perfetto. Perfetto. Aiuto gli uccelli, no? No, no. Adesso uccidimelo. Vabbè, vediamo che cosa accogliamo. Un globo dell'occhio rosso inclinato, buono. Ok, tu sei facile. Tu sei un po' più facile, quindi. Ok. Ragazzi, usate questo metodo perché mi pare quello un po' più semplice. Resina marcia. Spada oscura, globo dell'occhio rosso inclinato. Credo che la spada oscura sia di questo set. O armatura oscura, ottimo. E ma com'è? Questa. Vediamo com'è, vediamo se è bella. Beh, è carina. Comunque fa molto, molto, molto cavaliere oscuro. E proseguiamo. Ehi, che ho visto, che ho visto. Ah, ok, pensavo fosse il nostro amico. E mi faccio. Ah, c'è ancora altra roba da in giro che è sopravvissuta. Comunque, non mi spiego perché abbiano ucciso questi o perché questi siano qua. Non ho ben capito la situazione. Siamo senza arma, ragazzi. Infatti, dicevo, perché è sopravvissuto? Ho un attacco da dietro. Ok. Bene. Allora, qui avevo visto un oggetto, quindi mi raccomando. Eccolo qua. Pillola nera, interessante, anche se non so cosa sia. Intanto vedo un quasi in evocazione. Tra poco, ragazzi, tolgo internet e vediamo se c'è qualche segno di NPC da sviluppare la quest. Così facciamo prima. E qua penso abbiamo tolto tutto quello che c'era da togliere. Tra poco ci sarà una cosetta da fare, ragazzi. Vedete, là, i segni di evocazione, ovviamente c'è una chiara boss fight da dover fare. Non l'ho ancora fatta, quindi non l'ho fatta, ragazzi, col mio personaggio secondario che sto lasciando un po' in là. Quindi, diciamo che sarà la prima volta che vedo questa boss fight. Però che sia abbastanza semplice, non sia come tipo il bosco oscuro che mi impegnò veramente tanto. Io mi pare che sono venuto da qua sotto, no? Questa parte non mi pare di averla esplorata. Vediamo un po'. Leona e team. Altra. Questo muro invisibile. Muro invisibile. Va bene. E. Ah, lì c'è un falò. Ma se io prendo questo falò. Che cosa buona e giusta perché comunque sta a due passi da una boss fight. Che succede? Allora ragazzi, vediamo. Il falò non lo prendo adesso, me la rischio. Togliamo un attimo internet. Che ragazzi, ho tolto un attimo internet, quindi sono scomparse tutte le cose inutili, quindi niente tutto. E vi voglio dire che ok, vi ho già detto che qua c'è la boss fight. Il falò l'ho attivato, ma non l'ho usato. E quindi ho acceso semplicemente il falò, quindi è il tempo, diciamo, di andare un attimo da questa boss fight. Io ho 24.000 anime, ragazzi. Magari non sono tantissime, non saranno. Tanto fatto. Non è che sto senza vita. Che cos'è? Ah, pure. Ok. Adesso si vede che è un'arma, eh. Dicevo, ho 25.000 anime sonanti quasi e non vorrei morire, però voglio farmi questa boss fight e voglio farla subito. Così la prossima volta andiamo verso quel falò, oppure andiamo a vedere cosa succederà dopo questa boss fight, cosa succede. Tanto sento dei suoni poco rassicuranti, ragazzi, non so se. Eccolo, questo deve essere qualcuno. Gotthard, la mano nera. Vieni qua, vieni. Ci servirà tutto l'aiuto possibile, ragazzi, perché non voglio morire. Assolutamente. Non c'è il nostro. Il tizio di Karim? No. Andiamo, ragazzi, spero che il video non stia durando troppo. Comunque andiamo. Solita apertura delle porte Soul. Hai la mia spada.
Diciamo che non è proprio un tizio rassicurante, ragazzi. Si stavano uccidendo fra loro, forse un allenamento, forse sti cazzi quanto torni. E il mio amico? Amico? Amico, eccoti. E forse per ottenere il potere, non lo so, ragazzi. Io se subisce sì da dietro. Grande. Oh cazzo, io sto già morendo. Non abbiamo manco iniziato, sto già morendo. Diciamo, lo devo ancora studiare come soggetto. Fatemi vedere se attivo la potenzialità della mia. Ok, questo forse è più facile, vediamo. Più o meno. È una boss fight impegnativa, ragazzi, è abbastanza tosta. Poi non mi curo abbastanza con quest'arma. Vabbè che non potevo darmi a gratis vita, però. No, mi sta eliminando l'amico. Mi sta eliminando veramente l'amico. Dai, me lo prendo io quello tosto. Cazzo. Sì, ma tu prenditi l'altro. Che lavoro di squadra è questo? Comunque mi sono rimaste solamente 3 fiaschette. Penso. Non so se ce la faccio, vediamo. Come sta andando il mio amico? Si è curato? No, qui. Una piccola orgia che stanno facendo. Fermi. No, prendetevela con lui, prendetevela. Devo distrarli. No, cazzo. Sono velocissimi. Poi il fatto che siano in tanti incide sulla mia possibilità di vittoria, ragazzi. Parecchio. No, un altro, ne è uscito un altro. Ce la farò mai, non ce la farò mai. 25.000 anime perse, ragazzi. Ci riproviamo. Ci proviamo. Ok ragazzi, eravamo più o meno a questa vita e vi dico che si picchiano anche tra di loro e posso picchiare anche il loro capo e io lasciamo fare tranquillamente, non sto per ora interferendo ed è morto, è morto. Questa volta avevo 8 fiaschette perché una l'ho sprecata per entrare perché mi hanno massacrato i tizi all'entrata. Ok, no, no, non è una cosa buona questa. Ragazzi, a questa parte non ero ancora mai arrivato. Mi sono rimaste solamente 3 fiaschette. Veramente. Siamo alla. Oh cazzo! C'ha tutta la vita di nuovo! Però è da solo! Bella cosa! Senti, Gotthard, curati perché stai mezzo morente. Non riesco. Non è stata una cosa molto furba da parte mia questa. Tra un poco il mio amico mi lascia. Non riesco a impedirlo. Mi ha lasciato. Curati al volo. E mi sa che mi lascerò anche io tra poco perché è fortissimo sto tizio. Devo anche rimpararmi le mosse perché non le so. Allora, un po' difendenti. E sì. Ma come si uccide? Aspetta. Allora, ce la posso fare. Vediamo se no. Ok, tocca a me. Vabbè, ho capito più o meno, ho capito. Cioè, ho capito che non è veloce, basta. Qualche colpo riesco a pararlo e ho 2 fiaschette, quindi forse se ne paro una e mi curo. Vediamo se non subisco danno. Vabbè, non ho subito poco. Un po' complicato, ragazzi, perché sta a metà vita e già col mio nemico non ce la stavo facendo. Fa sto cazzo di fumo che non si vede niente. Forse due. Ok. Darà soddisfazione questa boss fight da uccidere perché veramente è abbastanza impegnativa. Anche perché parlare mentre cerco di schivare non è una mossa mia intelligente. No! Vabbè, non mi ha fatto molto male. Uno, due, tre. E ho perso la stabilità. No, non ho voluto fare cose stupide. Altra cosa stupida. Ho finito le fiaschette.
Mi serve un miracolo e non penso verrà. Peccato perché ero alla fine, ragazzi, quindi penso ci troveremo tra poco di nuovo con lui con questa vita con un terzo tentativo, ragazzi. Ok ragazzi, sono tornato indietro, questa volta me lo sto facendo da solo, quindi non c'è il mio amico ad aiutarmi purtroppo. L'ho evocato, sinceramente l'ho evocato, ma è come se non fosse mai comparso e non so spiegarvi perché. Intanto stavo per morire ragazzi, proprio mentre ho cominciato a parlare ho giocato peggio, peggio di quanto abbia giocato tutto il fight. Dai, dai che manca poco. No, no. Ok, dobbiamo un attimo resistere poco, poco altro. No, che vuoi fare? Ho tre fiaschette, quindi le fiaschette mi bastano. Devo semplicemente non fare il pirla. Vieni qua. Ok, tocca a me. Oh, soddisfazione c'è, soddisfazione. Tizzoni di un signore, anima del sangue di lupo. Quindi questo è il primo di quattro. Infatti abbiamo sbloccato anche l'achievement. Anzi, ci abbiamo fatta. E ci sono quei due tizi fuori che non mi piacciono molto. È qui che si finiscono, cioè qui che finisce la nostra strada? E questo? No. Ok. Ragazzi, comunque il combattimento è stato tosto. Non impossibile perché ho imparato una piccola tattica. I tizi tra di loro vanno e si danno difficoltà da soli. Ogni tanto potete lasciarli combattere da soli perché risparmiate fiaschette Estus per la seconda parte del combattimento. Quindi nella prima parte si menano un po' tra di loro, sprecate 2-3 fiaschette così e avete 7 fiaschette o 6 nella parte finale che bastano e avanzano. Poi vabbè, basta un attimo studiarsi i movimenti, inoltre lui perde stabilità, quindi quando fate così, tranquillamente, lui non reagisce. Ed è molto buono come cosa. Quindi io ragazzi direi che per ora basta così, siamo a 46.000 anime, l'upgrade lo vedremo nel prossimo episodio e spero che per questo sia vi sia piaciuto tutto, mi raccomando lasciatemi un semplice mi piace qui sotto il video, noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Tari389.